Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il Signore, abbiamo letto, detesta sanguinari e ingannatori. Detesta i sanguinari e gli ingannatori, coloro che pensano di essere furbi e che tendono tranelli al prossimo, un po' come questi scribi e farisei che nominalmente sono dottori della legge, conoscono la legge e vogliono cogliere in fallo Gesù proprio sulla legge e quindi sul sabato. Il sabato, che era legge del Signore e che deriva dal terzo comandamento, ricordati di santificare le feste. Quel sabato che il Signore ha fatto sacro a sé nell'Antico Testamento per difendere i più deboli, affinché gli schiavi, i servi, i buoi non fossero spremuti in nome del profitto dei sempre più ricchi e dei sempre più potenti, proprio per difendere i più deboli. E questi pseudo dottori della legge, che conoscevano tutti i 600 e passa i precetti, perdevano il senso fondamentale della legge di Dio, che è una legge di misericordia, appunto, fatta per l'uomo, non contro l'uomo. E Gesù, conoscendo il loro pensiero, perché era giorno di sabato e volevano vedere se avesse guarito qualcuno per dire: ecco, ha violato il sabato sacro al Signore, li guarda tutti quanti. Anzi, c'è un uomo con una mano inaridita, qui dice paralizzata, Matteo, Marco dice inaridita, cioè una mano secca, e Gesù lo mette in centro, li guarda tutti, li squadra e dice: in sabato. Lui conosce il loro cuore, loro non hanno espresso niente, ma in sabato è lecito fare del bene o del male? È lecito salvare una vita o sopprimerla? Cioè, voi state tramando un tranello, architettando un inganno, volete uccidermi, fate il male in giorno di sabato, violando così il sabato del Signore? Ed è lecito questo o fare del bene? Questi tacciono e Gesù dice, guardandoli tutto intorno, dice: stendi la mano. Quello stende la mano e la sua mano fu guarita. Dice Don Dolindo: essi di sabato pensavano di fargli del male o di ucciderlo, ed egli nel sabato voleva fare del bene a un uomo e salvarlo. E salvarlo. San Beda dice che quest'uomo, dalla mano inaridita, rappresenta la razza umana, incapace di compiere buone azioni, perché la mano della razza umana è prosciugata, inaridita, per aver teso la mano al frutto che il nostro primo padre mangiò e che fu guarita, questa mano, da una mano innocente stesa sulla croce, dalla mano di nostro Signore. Quella mano è rimasta paralizzata anche nella sinagoga, perché quando il dono della scienza è maggiore, il trasgressore è più colpevole. Questi scribi e farisei dovevano conoscere la legge, ma proprio perché la conoscevano ne sono maggiormente colpevoli, perché non la ignoravano. Sant'Ambrogio commenta così: avete sentito le parole di colui che ha detto «stendi la mano». Questo rimedio è generale e universale. Voi che credete che la vostra mano sia sana, temete che l'avarizia o il sacrilegio possano paralizzarla. Allungatela più spesso per aiutare il vostro vicino, per proteggere la vedova. Liberate dall'ingiustizia colui che vedete sotto il peso di un'accusa iniqua, ingiusta. Non partecipiamo a queste accuse ingiuste e inique con le nostre chiacchiere inutili. Stendete invece la vostra mano verso il povero che vi supplica, stendetela verso Dio per i vostri peccati. È così che si stende la mano ed è così che si guarisce: stenderla verso il povero, stenderla verso Dio. Ecco, cari fratelli e sorelle, qui ci sono le due vie: la via degli scribi e dei farisei, che conoscono ogni singolo precetto della legge ma ne perdono lo spirito e tramano insidie, attuano inganni e per i loro loschi profitti, per i loro loschi interessi, vanno contro il giusto.
è la via del giusto, che nonostante sia difficile, nonostante a tutti contro, non ha paura di fare il bene. Non ha paura di fare il bene. Allora, cari fratelli e sorelle, anche noi, ecco, sulla via tracciata di Gesù, da Gesù, non temiamo di fare il bene, esaminiamo il nostro cuore, purifichiamolo dai giudizi cattivi, dalla malizia che vuole vedere il male per forza in chi ci sta intorno. No, non c'è il male intorno a noi, non c'è, il male è dentro di noi. Purifichiamo il cuore, stendiamo la mano verso il prossimo per aiutare il prossimo e stendiamo la mano verso Dio per supplicare la sua misericordia, senza la quale, cari fratelli e sorelle, davvero rimaniamo tutti nella nostra miseria. Invece è proprio la sua misericordia che, stesa su di noi, copre le nostre miserie, ci riveste di divinità e ci dona la vita eterna. Siano lodati Gesù e Maria.